Wow! Senti che musichetta! Pensate che questo gioco sia felice come la musichetta che c'è di sottofondo? No, no, no! Perché siete sul mio canale, quindi vi sbagliate di grosso! Si chiama Uccidi il Drago! Il problema è che questo è un gioco a scelte! Ogni scelta sbagliata, e fidatevi che ce ne sono tantissime, ci porterà a una morte sempre più brutale! Ora non vedetelo così carino, coccoloso e colorato, perché ragazzi moriremo malissimo! Malissimo, fino a che non arriveremo dal drago e lo ammazzeremo, o almeno spero. Andiamo subito ad iniziare. Ecco, meno male che qualcuno di voi nei commenti sta tenendo conto di quante volte distruggo il mio microfono. E siamo tipo a quota 4, questa è la 5. Ah sì, questo è il mio Mjolnir, perché è mio. Quindi se era di Thor era il Suolnir, capito il Suolnir. Vabbè, comunque ci troviamo dinanzi alla prima scelta. Vai a sinistra e attraversa il laghetto, vai al centro nella foresta, vai a destra nell'erba alta. Molto bene, una di queste scelte potrebbe essere fatale, se non due di queste tre scelte, se non tutte e tre, ma poi mi sembra un po' impossibile andare avanti. Andrei nel laghetto, molto bene, altre due scelte. O puoi girare intorno al laghetto, oppure puoi saltare sulle rocce. Saltiamo sulle rocce? Oh, perfetto, il mio corpo è pronto per saltare sulle rocce. Mi sono spappolato perché sono scivolato su una roccia, mi sono rotto una gamba e sono morto annegato. Sono davvero morto annegato, non stavo leggendo la parte finale. C'è scritto che praticamente ho perso conoscenza e sono morto annegato. Ragazzi, questa roba è bellissima. Allora, io voglio ritornare a sinistra e voglio vedere se riesco a fare il giro. Perfetto! Abbiamo superato la pozza d'acqua, molto bene. Ci sono delle palle che rotolano, possiamo andare o a sinistra oppure salire per la montagna. Ma a sinistra non c'è niente, non so se vedete il mouse, a sinistra non c'è assolutamente niente. Proviamo ad andare a sinistra. Mi è caduto mi è caduto un masso in testa e me l'ha distrutta. Cioè, guardate, qua ci sono i pezzi della mia testa. Questa comunque non è una spada, è un piccone o è una stampella. Cioè, non ho capito. Va bene, non c'è problema, non c'è problema. Andiamo nella foresta, che tanto non succede niente, giusto? Ci stiamo addentrando nella foresta. Oh no, sono apparsi dei goblin. Scappiamo, li combattiamo. Io, coraggioso guerriero che uccidere il drago, ho deciso di combatterli. Un goblin è corso verso di me con la sua lancia e mi ha penetrato lo stomaco. Sono morto. Molto bene. Non mi interessa. Mi sto rimboccando le maniche perché qui il drago non può morire da solo. Andiamo nell'erba alta allora. Proviamo, magari troviamo un Pokémon. Stavo scherzando. No, 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 no. Sto per terra. Oh, mi sono parato con la mia spada. Molto bene. Gli ho tagliato la testa. Sì, perfetto, ho sconfitto il mostro e sono arrivato dove ero prima. Però se vado... Aspetta, c'è scritto cammina su o cammina a destra. Prima c'era scritto cammina a sinistra. Questa volta camminerò su. No, un enorme masso. Oh, sono riuscito a schivare il masso, fantastico. Ce l'ho fatta. Siamo davanti a un grosso portone. Qui dentro ci sarà il drago. Siamo entrati nel castello. Quali insidie ci saranno nel castello? Allora, possiamo decidere se andare in mezzo alle colonne oppure le scale arcobaleno. A me piacciono le scale arcobaleno. Un mostro di fuoco è apparso, attacchiamolo! Boom! Spaccato, sto scemo! Ho ucciso il mostro di fuoco tagliandolo con la spada. Ricordiamo che la spada non ha un manico, quindi io sono la spada. Va bene, perfetto, siamo entrati nella stanza. C'è il drago? Aspetta, possiamo decidere se attaccarlo oppure camminare. Io, impavido guerriero, attaccherò il drago! Sì! No, 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 ho ucciso il re per te. Posso avere la cura? In che senso la cura? Non ho capito. Sono diventato un sasso. Il drago mi sta portando con sé e mi ha cacato nell'acqua. Ho vinto diventando un sasso trasportato da un drago e droppato nell'oceano. No, non ci credo. Aspetta! True ending 2 di 2. Attenzione! Perché è qui che cambia l'intera faccenda. Molto bene. Procederò di nuovo nel laghetto. Girerò intorno al laghetto. Perfetto. Qui andrò in alto. Sì, perfetto. Siamo di nuovo dinanzi alla porta del castello. Ma questa volta... Anzi, questa porta... Vedi? Cambia il finale?
possiamo andare o giù o in mezzo alle colonne. Andiamo in mezzo alle colonne, guarda, sono spaventato. Come per dire, cosa si nasconderà qui in mezzo? Uno Zubat! Non lo so, picchiamo! Abbiamo provato a colpire il pipistrello, ma lo abbiamo mancato. Quindi lui ci ha staccato la testa e adesso la sta portando via con sé. E la mia testa, c'è scritto, che sta guardando al mio corpo senza testa che è ancora in piedi. Ve l'ho detto che questo gioco è leggermente strano. Allora aspetta. Capiamo, fratelli e sorelle. Ho sbagliato, sono stupido. Allora, dicevo, capiamo, non è mai successo, va bene, non l'avete mai visto il fatto che io sia morto di nuovo schiacciato da un sasso. Voi non l'avete visto perché io sono pazzo. Allora saliamo. Molto bene, siamo entrati nel castello. True ending. Vuol dire che ci sono anche dei secret ending. Allora andiamo in mezzo alle colonne, appare e noi aspettiamo e poi bah, qua, dritto nella bocca. Perfetto, abbiamo sconfitto il pipistrello e siamo entrati in una stanza, la stanza dove c'è il drago. Invece di attaccarlo, noi camminiamo. Che è successo? Mentre camminavamo, la coda del drago si è alzata e ci ha aspirati nel suo sedere. E quindi siamo morti soffocati nel sedere del drago. Questo gioco mi sta regalando delle emozioni fuori di testa, ma è bellissimo. Allora, ormai abbiamo imparato che qua dobbiamo andare su, giù. Mo però, andiamo giù. Perfetto, guarda quanto siamo felici. Siamo felicissimi, Dishan. Un cane è apparso. Ora mi dite in quale universo quello è un cane? Attaccalo, schiaffeggialo. Guarda con che faccia! È stupendo! No, sta piangendo! Come per dire, no, ma mi hai schiaffeggiato! E lui mi ha controschiaffeggiato! E mi ha messo in prigione! Non è la prigione, è la stanza del drago. Attacchiamolo! Oh no! Sei venuto ad attaccarmi come tutti gli altri! In realtà, sì, sei la cosa più bella che io abbia mai visto. Prendi la mia spada. Sono tuo, se mi vuoi. Mi sono sposato con il drago. E ora sono incinta. Ma questo è Ciuchino con il drago di Shrek. Solo che invece di esserci Shrek, c'è un cane gatto viola. True ending, uno di due. Però aspetta, ci deve essere anche un'altra ending dove sto drago muore. Andiamo nella foresta, ci sono i goblin, scappiamo dai goblin. Perfetto, mi hanno lanciato un arpione in testa e sono morto. A quanto pare i goblin non sono attaccabili. Quindi direi di riandare qui. Poi giriamo, perfetto, dobbiamo capire come possiamo ammazzare il drago. Ok, siamo al castello, noi andiamo con le colonne, cioè insomma... Prendiamo questa strada, poi picchiamo il pipistrello, arriviamo nella stanza del drago e lo attacchiamo! La sua coda mi ha diviso a metà. Questo drago probabilmente non morirà mai. Come faccio? Una cosa che in realtà non abbiamo ancora provato è andare nell'erba alta, ammazzare questo imbecille, spataplem! E poi, invece di prendere le scale, ma se io faccio cammina a destra... Sono morto annegato. Sono morto annegato, trafitto dalla mia stessa spada. Ma com'è possibile? Ci sono inciampato e sono andato nell'acqua. Dicevo, noi prima siamo saliti sulle scale arcobaleno. Non siamo andati in mezzo alle colonne. C'è qualcosa di diverso dal momento che cambia ogni finale, ogni morte. Insomma, stavo per rimorire. Molto bene, l'ho schivata, ce l'abbiamo fatta. Entriamo qui. Vedi? Noi non siamo andati in mezzo alle colonne. Molto spaventato, c'è una figura che mi osserva. Sì, attacca la figura oppure fermati e guardala. Che sta succedendo? Mi ha portato dal drago. Attacchiamolo! A quanto pare il drago non può morire. Possiamo o sposarlo o farci pietrificare e diventare una statua nell'acqua. Questo gioco è magnifico.